Vorrei invitare adesso Gennaro Arcucci, avvocato Gennaro Arcucci, laureato alla Federico II di Napoli ed esercita la professione di avvocato civilista tra Milano e Napoli. Buonasera a tutti. Problemi tecnici, eh? Buonasera a tutti. Se Tiberio era emozionato, potete immaginare come sono emozionato io, che cosa significa per me essere qui questa sera insieme a voi, ritrovare i vecchi e i nuovi amici, che veramente riempie il cuore di me e di tutti noi, poter rilanciare nuovamente questo paese. Quale serata migliore per presentarmi agli amici, per presentare agli amici questa meravigliosa squadra? Oggi ricorre anche il mio anniversario di nozze, quindi mia moglie sarà felice di festeggiare insieme a voi. A parte gli scherzi, mia moglie come me è un'entusiasta della vita e insieme a me si è subito entusiasmata per questo nuovo, importante e alto impegno che abbiamo la possibilità di portare avanti. Credo molto nella famiglia come valore, come ideale, come pilastro della società civile. Credo anche però che debbano esserci dei giovani come noi che abbiano la voglia, il coraggio di testimoniare questi valori nella vita pubblica. Ed è per questo che dopo aver cercato di costruire le fondamenta e le basi della mia famiglia, della mia professione di avvocato, ho deciso di scendere in campo insieme a questa squadra per il rilancio della mia terra, la terra di mio padre e la terra dei miei nonni, la grande Anacapri. Rinascita anacaprese non è soltanto, secondo me, secondo noi tutti, una lista di persone, un logo, un simbolo, un programma. Ritengo che sia un grande progetto, un progetto sicuramente ambizioso, ma assolutamente, concretamente realizzabile. Noi giovani abbiamo la fortuna di credere ancora che volere è potere, quindi tutti i punti del nostro programma e del nostro progetto sono tutti concretamente realizzabili. Quando Tonino e Tiberio mi hanno parlato di questo progetto, della possibilità di farne parte, mi sono subito appassionato all'idea. A quanto pare è un vizio di famiglia che ci volete fare. Nel sangue degli Arcucci scorre un'autentica passione politica e l'ideale di mettere la propria persona, le proprie energie e le competenze acquisite in campo professionale al servizio dei propri concittadini, di tutti i propri concittadini. Ma la certezza che il progetto che ci proponiamo di realizzare si può concretamente realizzare l'ho avuta quando noi tutti, noi componenti di questa squadra, ci siamo seduti e ci siamo guardati in faccia. Alcune importanti figure di riferimento più mature, come il grande Tonino, Sergio, Guido, e poi tutti i giovani, tutti i ragazzi mossi da grande entusiasmo, da grandi ideali, molta voglia di fare, di costruire con le proprie mani il proprio futuro. Ho imparato in questi anni, anche nella professione a Milano, a lavorare in squadra e credo di aver acquisito la sensibilità di poter riconoscere se una squadra possa funzionare oppure non funzionare. Non ho dubbi che questa squadra sarà in grado di portare a termine e di realizzare il programma che nei prossimi 5 anni, e spero francamente anche di più, ci proponiamo di realizzare. Molto diversa, ahimè, è la situazione attuale in cui versa il paese. Anacapri da molto tempo, diciamo pure negli ultimi 15 anni, ha vissuto una progressiva situazione di degrado e di declino,
un declino da tutti i punti di vista, da un punto di vista sociale, economico, professionale. Il cittadino è stato completamente abbandonato a se stesso. Una cosa, devo dire, sconcertante che ho potuto constatare con mano personalmente nelle conversazioni degli ultimi tempi con gli amici anacapresi e nelle consultazioni che hanno preceduto la formazione della nostra squadra è trovare un grandissimo immobilismo, un radicato sentimento quasi di paura. Paura? Ma di che cosa? Ma di chi abbiamo paura? Io mi domando di chi abbiamo paura. Paura di proporre, paura di organizzare, di portare avanti nuove idee, nuove iniziative imprenditoriali, artigianali per i giovani, per i più maturi. Paura, insomma, di qualunque cosa. Francamente l'unica cosa di cui ho paura è la mancanza di idee, la mancanza di visioni, di progettualità. Questo significherebbe la definitiva condanna a morte di Anacapri. Francamente, scusate il gioco di parole con Franco, l'unica cosa che mi fa veramente paura sono altri 5 anni di amministrazione come quelli degli ultimi 15 anni. Sono inaccettabili.